Hai visto com'è stato bello? Hai visto, amore, com'è stato bello? Maiara, vieni qui, devo parlarti. Solo un minutino, torno subito. Che c'è, sorellina? Va tutto bene? Guarda, signora, mi è piaciuto molto suo marito. Non è che me lo presterebbe. Un po', vero? Ho qualcosa di meglio da proporti. Che ne dici di una notte, noi tre? Sono sicura che ti piacerà. Pensi che vorrà venire? Ah, ne sono sicura. Qualsiasi uomo adorerebbe noi due. È successo qualcosa, Nilce? No, amore. Va, tutto bene. Sì, fratello, va tutto benissimo, cognato. Ah, scusatemi, ma ora devo andare. Ho alcune cose da organizzare a casa. Fratello, te ne vai già? Sì, devo davvero andare, ma esci da questo a Roma. Ciao, ciao. Va bene, stammi bene, ok? Hai visto, amore, com'era bella la sorella oggi? Lei è normale, come tutti i giorni. No, niente, stavo solo pensando. Non so se tu non vuoi passare la notte con lei. Sei pazza, Maiara. Se sto con te, dovrei voler passare la notte con lei. Amore, pensaci bene. Tu passi la notte con lei. E chissà, forse anche io insieme. Ti piacerà? Beh, questo è troppo argomento e risentimento. Non farlo passare. Alla fine dei conti siete sorelle. Oh, amore, guarda, smettila di fare lo sciocco, capito? È solo una notte. Fallo per me. Fermati, Maiara. Ti ho già detto di no. Ora scusami, devo prepararmi per andare a lavorare. Ah, ma sono sicura che non resisterà a questo? Che mi aspetti? Sorella! Sorella! Sorella, per favore, aspetta! Cos'è successo? Il noioso Raphael? Come poteva accettare la mia idea? Che strano, pensavo che avrebbe accettato, ma non va bene. Non ti preoccupare, sto preparando una sorpresina per lui e sono sicura che non rifiuterà. Che sorpresa è? Questa. Ora sono davvero molto curiosa, eh? Vieni, lascia che ti mostri. Ciao carina, il media turma ha fatto scivolare tutte le prove. Cosa stai facendo qui? Cosa stai toccando? Sono venuta a farti una sorpresa, perché non ti è piaciuta? No, non mi è piaciuto. Che cos'è, Lana? Fermati, non hai rispetto. Che cos'è questo? Allora di che non vuoi, dai, parla. No, non ho molto rispetto per te. Smettila, per favore, smettila. Smettila, so cosa vuoi. Io no, voglio niente. Sorella, tutto a posto qui. Ora è il tuo turno di stare con te. Che c'è, amore? Perché sei così nervoso? Guarda, Maiara, stanno succedendo cose molto serie. Non mi piace. Calmati, amore. Sei molto nervoso. Succedono cose che mi fanno perdere la pazienza. Amore, stai tranquillo. Possiamo parlare un po'. Andiamo? Ok, ok, ma parliamo solo un po', va bene. Va bene, ma parleremo solo un pochino di più, d'accordo? Solo parlare, non ho niente di serio da dirti. Va bene, amore, va bene, vieni. Cosa sta succedendo qui? Perché è qui di nuovo? Calma, amore. Sono sicura che amerai la sorpresa. Te l'ho già detto. Non starò con tua sorella. Tu sei il mio unico amore. Questa idea è assurda. Guarda, Raphael, è così. O stai con mia sorella o ci divorziamo. Così metterai a rischio la nostra relazione solo per far sì che io stia con tua sorella. Se vieni da me, allora trova chi ti sta chiedendo il disco solo per farmi stare tranquillo. Calmati, cognato, sarà solo una volta. Non devi preoccuparti, ti piacerà. È amore, è solo per oggi. Vieni, amore. Ti piacerà. Vieni, siediti qui con noi. Sono sicura che non te ne pentirai. È cognato, una sola volta, senza impegno. Solo questa volta, perché ti amo molto e non voglio perderti. Amore, non c'è problema, non te ne pentirai. E adesso cosa faccio? Cosa è successo? Ora sembri spaventata. Ah, è che sono arrabbiata. Cosa? Lana, ma come? Sei incinta di Raphael. Come hai avuto il coraggio di farmi questo? Mia sorella, mi dispiace. Cosa è successo? Non possiamo controllarlo. È successo. Sei una traditrice, questo è sicuro. Stavi trattenendo tutto questo tempo. Ma certo che no, Maiara. Non l'ho pianificato. Oh, Lana, ascolta qui. Devi togliere questa cosa. Aspetta un attimo, Maiara. Di cosa stai parlando? Non avrò il coraggio di farlo. Ah, ma lo farai. Troverai un modo? Ti darò dei soldi? Andrai da un medico in una clinica, in una farmacia? Che il diavolo ti porti? Ma tu toglierai
ucciderai questo bambino. Ma Yara, ho già deciso. Non lo farò. Voglio vedere se Raffaele accetterà la tua idea. Raffaele non saprà nulla, perché tu non aprirai bocca. Dire cosa? A me? Niente. Amore. È solo Lana che voglio attirare l'attenzione. E tu, Lana, cosa ci fai di nuovo qui? Sai cos'è, Raffaele? Sono incinta. E guarda qui, ho appena fatto il test. Come? Ti ho detto di stare zitta. Aspetta. Lana, incinta. Come sarebbe? Cosa? Aspetta. È una mia impressione o la stai difendendo? Come sarebbe, Maiara? Non sto difendendo nessuno. Sei stata tu a permetterle di entrare nella nostra relazione. Sì, l'ho permesso, ma è ora che se ne vada. E restiamo solo io e te in questa relazione? Ehi, ti sbagli, Maiara. Le cose non torneranno mai più come prima. Cosa? Come, Raffaele? Preferisci lei a me? È così? Non sceglierò né l'uno né l'altro. Sceglierò mio figlio. E sappi, Lana, che non gli dirai nulla. È tutto. Quello che avevo da dire l'ho già detto a voi due. Ti sei risolta, Lana. Sei soddisfatta? Guarda cosa hai fatto. Hai distrutto il mio matrimonio. Ma questo era il tuo piano fin dall'inizio, vero? Ma Yara, smettila di giudicarmi così. Mi dispiace. Io ti giudico. Non è nei miei piani. Sei mia sorella. Sei del mio sangue. Non lo farei mai. Va bene. So che non era tua intenzione. Solo che ora dobbiamo trovare un modo per prenderci cura di questo bambino. Giusto?